Allora, accompagnato da gran gente, furioso Laoconte discende dall'alto della rocca e grida da lontano: «Miseri cittadini, quale follia è la vostra! Credete che i nemici siano partiti davvero e che i doni dei greci non celino un inganno? Ah, non conoscete Ulisse. O gli Achivi si celano in questo cavo legno, o la macchina è fatta per spiare oltre i muri e le difese fin dentro le nostre case e piombare dall'alto sulla città. O c'è sotto qualche altra diavoleria. Diffidate del cavallo, o troiani. Sia quel che sia, temo i greci, anche se portano doni». Così detto, scagliò con molta forza la grande lancia nel ventre ricurvo del cavallo di legno. L'asta si infisse oscillando, le vuote cavità del fianco percosso mandarono un gemito rimbombando. Ah, se i fati non fossero stati contrari e le nostre menti accecate, Laoconte ci avrebbe convinto a distruggere il covo dei greci e tu ora, Troia, saresti ancora in piedi e tu, rocca di Priamo, ti leveresti in alto.